Terza sconfitta consecutiva per il Teramo, la prima vittoria invece della gestione Giorgio Roselli. Il diavolo fa regali anche alla Vibonese, che non vinceva dal dicembre scorso. Al Raz invece il successo mancava addirittura da novembre. Finisce 3-1 per i rossoblù, 3 punti meritati alla distanza, di fronte ad una formazione di Paci a corto di idee, voglia e motivazioni. Pizzauti per Mungo è l'unica variazione peraltro attesa nell'undici titolare del Teramo rispetto alla sconfitta casalinga contro la Virtus Francavilla. L'ex Novara va dunque a far compagnia a Bombaggi in attacco. Nella Vibonese, colpita da 2 casi di Covid nei giorni precedenti la sfida, tante le assenze, quelle di Redolfi e Tumbarello le ultime in ordine di tempo, con Berardi invece impegnato in nazionale a San Marino. Il Teramo fa possesso ma non trova velocità di manovra per aprire la difesa di casa. Costaferreira ci prova al sesto dalla distanza, con Spina che idealmente poco dopo risponde trovando pronto Lewandowski. La gara è noiosa e la Vibonese, nonostante la necessità di provarci per cercare punti salvezza, fa poco o nulla. Il diavolo però non trova occasioni concrete fino a che non ci prova con più decisione. Prima della mezz'ora, prima Bombaggi e poi Vittorini creano apprensione nell'area dei padroni di casa, che riescono in qualche modo ad allontanare i pericoli. È Vitiello però a dare una mano poco dopo al Teramo, trattenendo Diakité in piena area per la maglia. Il direttore di gara vede tutto ed assegna il calcio di rigore per i biancorossi. Dal dischetto Pizzauti spiazza Marson e firma il quarto centro stagionale. I rossoblù non accennano reazioni. Vitiello deve lasciare il campo per infortunio al 42esimo, con Fomov che ne prende il posto. Il Teramo spreca al 44esimo l'occasione del raddoppio. Marson sbaglia l'appoggio. Il centrocampista portoghese raccoglie, ma non riesce a dare potenza ed angolazione al tentativo verso la porta. L'inerzia poi gira in 1 minuto. Spina impegna Lewandowski dalla distanza. La palla deviata dall'estremo difensore del Teramo sta per finire tra i piedi di Statella, quando Vittorini, per contrastarlo, commette fallo, che per l'arbitro vale il calcio di rigore per la Vibonese. Dal dischetto Plescia imita Pizzauti e firma il pareggio prima di rientrare negli spogliatoi. La ripresa inizia con la Vibonese che mette in campo altro piglio rispetto al primo tempo. Al settimo Plescia impegna Lewandowski da posizione di filata. Lo spirito differente si traduce in vantaggio al 12esimo. Marus mette in mezzo un pallone che Diakité sembra poter controllare senza problemi, ma il centrale è troppo lezioso di fronte alla voglia di riconquista di Laribi e Spina. È proprio Spina col mancino a trafiggere Lewandowski sul palo più lontano, portando avanti la Vibonese. La formazione di Paci sembra una squadra incapace di reagire, senza idee e motivazioni per cercare di rimettere in piedi una partita girata male. Mungo per Ilari è la prima mossa dalla panchina ed è lui protagonista nella rete di Costaferreira che viene annullata per fuorigioco. Nel diavolo entra poco dopo Gerbi al posto di Pinzauti, mentre Roselli cambia l'attacco facendo entrare Parigi e La Ragione al posto dell'ottimo Spina e di Plescia. La gara si chiude su una palla persa di Lasic. La Ragione fa partire un contropiede ed il tiro che Lewandowski para, con la palla che sbatte proprio sul terzino slovacco dai pressi del suo portiere, e finisce poi in porta per il 3-1 della Vibonese. Per il diavolo una sconfitta sanguinosa, che vuol dire infilarsi in un tunnel pericoloso da cui i biancorossi devono provare ad uscire sabato prossimo, quando al Bonolis arriverà la Turris.